eseguivano tamponi in 3 minuti anziché 15 per aumentare il numero dei test e i fatturati, denunciati due farmacisti di Senigallia per falso ideologico e indebita percezione di contributi a carico dello Stato. Aveva un'ingente quantità di materiale pedopornografico, arrestato un 23enne della provincia di Pesaro Urbino. Dipendente comunale a casa dal 15 ottobre, si presenta nel municipio di Fossombrone insieme all'avvocato. Chiedere il Green Pass è illegale, state negando il diritto al lavoro. Bollette da incubo e rincari alle stelle, a molti la stangata è già arrivata, preoccupate famiglie e imprese. 500 e passa euro per un bimestre, no, non sono svenuto perché non svengo di solito, però non mi aspettavo una batosta. Visite guidate, menù dedicati con protocolli d'intesa con i ristoratori. Il Comune di Fanno al lavoro per valorizzare il turismo marinaro e le tradizioni della città. A Pesaro si rafforza il regolamento sul decoro, vietati tutti i takeaway nel cardo e decumano. L'assessore Franco Ellucci spiega no a rosticcerie, friggitorie e pizzerie al taglio per offrire servizi migliori limitando la produzione dei rifiuti. Un cordiale saluto e benvenuti al nostro telegiornale. Apriamo con l'operazione Fast Pass, portata a termine dalla Guardia di Finanza, che ha denunciato due farmacisti che a Senigallia eseguivano tamponi irregolari per aumentare il numero giornaliero dei test. Per loro è stata interdetta questa attività. Filippo Pucci. I finanzieri di Senigallia hanno individuato una farmacia che rilasciava i green pass irregolari perché i tamponi rapidi antigenici venivano eseguiti senza rispettare le procedure e i tempi previsti dai protocolli, fornendo così risultati inattendibili. La pratica scorretta è stata scoperta dai militari, che hanno notato uno strano afflusso di utenti nell'attività. Sono iniziate le attività di osservazione anche con riprese fotografiche, grazie alle quali è stata documentata l'irregolare esecuzione dei test, portando all'avvio di più indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Ancona. È stato verificato che il personale impiegava soltanto una media di 3 o 4 minuti per ogni esame, fornendo anche la risposta al cliente, mentre i tempi di esecuzione previsti, che consentono una idonea reazione chimica, sarebbero dovuti essere di non meno di 15 minuti, ai quali va aggiunto il tempo necessario al prelievo. In questo modo veniva realizzato un numero di test a pagamento di molto superiore alle effettive capacità, massimizzando il numero di clienti serviti a potenziale discapito dei risultati dei tamponi che, come realizzati, non erano in grado di stabilire con certezza la negatività o meno al Covid-19, con il pericolo di lasciar circolare liberamente persone potenzialmente positive a rischio della salute dei clienti e familiari, soprattutto se anziani o soggetti vulnerabili. Tra le decine di tamponi messi sotto osservazione non è stato riscontrato nessun caso di positività. Oltre a queste condotte, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno rilevato che gli esami non venivano effettuati come previsto in aree dedicate della farmacia, ma da personale che era all'aperto sulla via pubblica. Inoltre, hanno riscontrato incongruenze sulla piattaforma nazionale dedicata. Infatti, i prelievi del campione biologico venivano registrati indicando un orario antecedente a quello effettivo di esecuzione, così da non risultare eccessivamente a ridosso dell'orario di rilascio del certificato verde, riuscendo quindi a rispettare, almeno sulla carta, le tempistiche previste dalla normativa. I titolari della farmacia, un 32enne e un 48enne, sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica per i reati di falso ideologico in certificati commesso da persone esercitate un servizio di pubblica necessità e inadempimento di contratti di pubbliche forniture, oltre che per indebita percezione di contributi a carico dello Stato. Infatti, per i tamponi eseguiti ai ragazzi in un'età compresa tra i 12 e i 18 anni è previsto un prezzo ridotto di 8 euro rispetto ai 15 per le persone adulte, con il rimborso della differenza di prezzo a carico del bilancio pubblico. Il pubblico ministero ha emesso quindi un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, con il quale è stata interdetta l'attività di somministrazione dei tamponi e l'accesso alla piattaforma nazionale di registrazione, sequestro che è stato convalidato dal competente giudice delle indagini preliminari.
Si è presentato nel comune di Fossombrone per chiedere spiegazioni sulle motivazioni in base alle quali si nega il diritto al lavoro a chi non ha il Green Pass. Raffaele Conti, 42 anni, dipendente dell'amministrazione pubblica dal 2010, intorno alle 8 è entrato in municipio insieme al suo avvocato. Ad accompagnarlo anche la sua compagna e il loro secondo figlio. Raffaele non accetta la discriminazione messa in atto dallo scorso 15 ottobre, quando è stato introdotto l'obbligo del possesso del certificato verde anche sui luoghi di lavoro. Chi applica queste regole, ha dichiarato, non le conosce, dai DPCM al decreto legge fino alla Costituzione. Oltretutto si avvale di fogli senza alcun valore. Il suo legale, Iveta Marinangeli, ha precisato che questa mattina si sono recati prima dal responsabile di settore del 42enne, il quale, ci hanno raccontato, non ha esibito alcuna informativa inerente alle autorizzazioni necessarie per chiedere i dati sensibili, cioè quelli personali. Dopodiché si è recata dal segretario comunale, ma non c'era, così come il sindaco. E allora che è intervenuta la Polizia Municipale, che voleva verificare la validità del lasciapassare. Chiunque si incarica di visionare un Green Pass è illegale, ha dichiarato Raffaele. Infatti, come ha ribadito l'avvocato Marinangeli, la richiesta del trattamento dei dati sanitari deve essere autorizzata dal Ministero della Salute, l'ente preposto a dare queste informazioni, così come il consenso al trattamento dei dati sanitari di qualsiasi persona. E adesso vi facciamo sentire una breve dichiarazione di Raffaele. Dal 15 ottobre non ho accettato l'esistenza del Green Pass, non ho accettato l'esistenza di PCM, dei vari decreti leggi che a mio giudizio, non solo a mio giudizio, ma anche a giudizio di una schiera di legali, di medici, eccetera, sono illegali, illegittimi e ridono fino ai diritti fondamentali dell'uomo, oltre che la Costituzione italiana, che recita l'articolo 1 fondata sul lavoro, quello che io dal 15 ottobre ho perso per un trattamento sanitario, tra virgolette, non obbligatorio, ma diciamo fortemente incentivato dalla mancanza di stipendio, emolumenti, e per cui la famiglia viene piegata. Formandomi, io sono un laureato magistrale, sono un perito agrario, la libera professione per 6 anni, per cui sono una persona che ha una certa istruzione, e oggi mi si nega il diritto al lavoro per il quale sono ultratitolato riguardo il livello che ho. La mia figlia, ci sono persone che sono venute a sostenermi, che qualcuno si trova nella mia stessa situazione, qualcuno è vaccinato, per cui non si sta parlando di vaccino o non vaccino, credo nel vaccino, non credo nel vaccino, credo nella scienza, non credo nella scienza. Il discorso qua è che non ci vuole nessun lasciapassare, nessuna tessera di un club, nessuna tessera di partito o di pensiero, qualunque esso sia, per poter avere il diritto di vivere nel nostro paese. A Udine ho saputo che hanno nominato dei ragazzi per controllare i dati sanitari di altri ragazzi, e la dirigente scolastica addirittura ha detto che sviluppa il senso critico nello studente. Io penso che questo vada al di là di ogni buon senso, di ogni buona logica, non ci vogliono norme. Ancora cronaca, la Polizia Postale delle Comunicazioni di Pesaro, insieme ai colleghi di Ancona, ha arrestato un uomo di 23 anni, nato a Iesi ma residente nella provincia pesarese, per la detenzione di oltre 500 file e video pedopornografici. Il materiale ritraeva minori tra i 6 e i 10 anni coinvolti in atti sessuali con adulti. L'indagine è partita da una segnalazione presentata da un organismo internazionale e grazie alle informazioni acquisite è stato emesso un provvedimento di perquisizione. Nei supporti informatici sono stati trovati inequivocabili contenuti di natura pedopornografica e l'ultimo download di video e foto di questa natura risaliva allo scorso 23 gennaio. Vista l'ingente quantità del materiale rinvenuto, gli operatori della Polizia Postale lo hanno arrestato in flagranza di reato. L'uomo, su disposizione del pubblico ministero, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Con le prime bollette di gennaio è arrivata anche la conferma della tanto annunciata stangata. I rincari preoccupano privati e aziende, ma per risparmiare è necessario seguire alcuni consigli.
Luce, gas, tassa sui rifiuti, servizio idrico. Del caro bollette se ne parla ormai da mesi, ma l'impatto arriva adesso ed è pesantissimo. Gli aggiornamenti tariffari stanno preoccupando famiglie e imprese e gli aumenti, in molti casi, sono veramente alle stelle. Se da una parte le associazioni di categoria e gli albergatori lanciano appelli al governo e alle amministrazioni locali, dall'altra si attendono misure ancora più efficaci. A livello nazionale sono stati stanziati 5,5 miliardi di euro nel primo trimestre di quest'anno, ma i beneficiari sono solo i nuclei familiari con massimo 3 componenti e ISEE inferiore a 8.265 euro, famiglie con 4 o più membri e ISEE sotto i 20.000 euro, chi riceve il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza e i malati gravi che devono utilizzare delle apparecchiature salvavita. In questo scenario, per aiutare tutti gli utenti, Selectra.net, il servizio che confronta le tariffe e le offerte in modo gratuito, ha stilato un vademecum rispondendo ai dubbi più comuni ed elencando 6 cose da sapere per difendersi dai rincari. Prima di tutto, il cambio fornitore per il mercato libero è gratuito, non ci sono dunque penali da pagare nel passaggio, mentre nel caso si volesse tornare indietro dal libero al tutelato, verrà addebitato un bollo da 16 euro. Nel passaggio non ci sono interruzioni delle forniture, inoltre non occorre sostituire il contatore e cambiare gestore per passare ad una tariffa più conveniente, è più semplice di quanto si possa pensare. Il nuovo contratto di energia elettrica o gas può essere infatti sottoscritto in pochi minuti, sia telefonicamente che online, oltre che in un punto vendita. Una volta sottoscritto il contratto di fornitura, il nuovo gestore scelto si occuperà di comunicare al distributore locale e al vecchio fornitore il passaggio. In questo momento storico, il consiglio di Selectra è quello di valutare un'offerta sul mercato libero a prezzo bloccato per i prossimi 12 mesi, controllando nell'arco dell'anno che risulti sempre conveniente rispetto al mercato. C'è da tenere in considerazione che le offerte che prevedono la domiciliazione bancaria e la bolletta web risultano solitamente più convenienti rispetto a quelle col bollettino postale, indicazioni da non sottovalutare visto che a molti la stangata è già arrivata. Da gennaio sono aumentate luce, gas, ha già ricevuto le prime bollette? Le bollette le ho ricevute quelle di dicembre, però già c'era un aumento. E adesso ho consegnato ora le letture del gas di gennaio e mi aspetto un aumento irragionevole. E dico che quei delinquenti che sono al governo e che noi purtroppo abbiamo eletto pensano solo allo loro stipendio e alle loro prebende e noi ce la prendiamo nel puntini. C'è anche chi si leggeva sul giornale che addirittura per risparmiare il gas va già sin da ora a letto alle 5 del pomeriggio. Sì, così dopo siamo sotto le coperte e non consumiamo il gas. Esatto. Però è peggio, perché se spegniamo la caldaia, poi ci vuole il doppio per riportare la temperatura. Ancora non ho ricevuto nessuna bolletta, però ci sono dei rincari che sono una cosa esagerata, sia sul genere alimentare che in tutto. È aumentato tutto, benzina, gas, è una cosa che non si sopporta. Quanto spende in più per un pieno rispetto a prima? Quasi il doppio, quindi spendevo 15 euro, adesso spendo 30 di metano, perché io vado a metano. Fortuna che noi siamo in famiglia, siamo io e mia moglie, tutte e due pensionati, bene o male riusciamo a tirare avanti, ma se no chi è a reddito fisso è una cosa esagerata, chi ha solo un reddito non riesce ad andare avanti, specialmente se ci sono i figli piccoli, è una cosa... I rincari arriveranno marzo-aprile. Così dice lo Stato, noi speriamo di tener botta anche con i prezzi, di tenere i prezzi buoni per i nostri clienti che abbiamo fissi, perché oramai sono 20 anni che stiamo qua e quindi cerchiamo di venire incontro anche ai clienti chiaramente. Se devi mettere una roba 2 euro cerchi di mettere 1,50 euro per poter aiutare la gente, perché comunque si vede che comprano poca roba, meno roba. E di conseguenza ne risentono, che non arrivano a fine mese. Certo, adesso anche la situazione pandemica non aiuta. No, per niente, la gente è spaventata, ti arriva qua e li vedi proprio persi. Non è semplice, non è un periodo così in 20 anni che sono qui a vendere non ho mai visto, mai.
sempre peggio purtroppo. Sì, è da settembre che noi abbiamo visto che hanno iniziato ad aumentare, per poi arrivare l'ultima bolletta, è stata una bella mazzata. E vediamo, aspettiamo un po' cosa succede per poi decidere il da farsi, insomma. E appunto come ditta come affronterete questa situazione? Per il momento restiamo fermi, vediamo, aspettiamo se poi, come dicono, a marzo questi rincari dovrebbero abbassarsi, quindi cerchiamo di tenere duro. Se non è così, se non fosse così, purtroppo qualcosa succede, qualche aumento, qualcosa verrà fatto, ma non a cuor leggero. Cioè 500 e passa euro per un bimestre, no, non sono svenuto perché non svengo di solito, però non mi aspettavo una batosta di questa porta. Pensi più avanti? Penso più avanti e penso poi quanto arriverà anche l'Enel e tutti gli altri, però ce l'avevano già preannunciato, però sopravviveremo anche a questa. E visti gli aumenti di luce e gas, è stata presentata in Regione una mozione che vede come primo firmatario Dino Latini dell'UDC e alla quale hanno aderito anche i consiglieri Giacomo Rossi di Civici Marche, Gianluca Pasqui e Jessica Marcozzi di Forza Italia. L'atto impegna il Presidente e la Giunta Acquaroli a intervenire subito per trovare le risorse in grado di mettere in campo un intervento straordinario capace di ridurre il carico per le famiglie meno abbienti e per le piccole e medie imprese. Nella mozione si fa presente che i provvedimenti assunti non sono sufficienti a evitare un salasso per le tasche dei consumatori. Sarebbe necessario che le misure non fossero limitate a un solo semestre. A rafforzare la richiesta è l'allarme lanciato dal Codacons, che evidenzia come attività produttive, negozi e imprese dovranno adeguare i propri listini al pubblico per sostenere i maggiori costi energetici, facendo ricadere gli aumenti ancora sulle famiglie in termini di maggiore spesa per i consumi, dal caffè al bar all'abbigliamento ai prodotti alimentari, ma anche per i servizi e il turismo. Invece la Lega Fano chiede all'amministrazione comunale la sospensione immediata della riscossione delle cartelle TARI che sono state inviate da Andreani Tributi su mandato del Comune per adeguare alla nuova normativa il computo della superficie tassabile degli immobili. I consiglieri chiedono anche una relazione immediata dell'assessore Cucchiarini e del sindaco Seri in commissione consiliare Tributi per fare luce su tutta la vicenda. Un approccio vergognoso, si legge in una nota della Lega, che capita in un momento di estrema difficoltà economica per tanti famiglie colpite dall'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e dal caro energia. Al posto di gravare sulle spalle dei cittadini con l'incertezza che il pagamento non fosse dovuto, con lo stress arrecato a chi doveva attivarsi per il reclamo nei tempi previsti, pena il raddoppio della bolletta, sarebbe stato meglio, ha proseguito la Lega, verificare i dati prima coi cittadini e poi pianificare con loro le modalità di pagamento. A confermare la correttezza della proposta risulta che siano state inviate anche cartelle errate a persone defunte sulla base di calcoli sbagliati, creando un notevole disagio tra i familiari che poteva essere evitato. L'obiettivo di far cassa è stato raggiunto, conclude la nota, ma a spese di quelle fasce di popolazione più deboli. Dai maxi schermi nei punti yacht, alle proiezioni a parete nel mercato ittico, fino alle visite guidate e a menù dedicati con protocolli d'intesa con i ristoratori, il Comune di Fano punta a valorizzare il turismo marinaro e le tradizioni della città. Assessore, siete al lavoro per studiare attività, percorsi e progetti che vadano a valorizzare la marineria? Sì, lo avevamo detto che questo 2022 volevamo lavorare per il turismo marinaro, lo stiamo facendo oggi insieme a Joseph Eyark con una visita ai principali luoghi e alle principali bellezze del nostro porto, che sono totalmente da raccontare ai turisti che arrivano nella nostra città. Quindi l'intenzione nostra è di valorizzare proprio la zona del porto, valorizzare i quadri, valorizzare le aree che abbiamo come la biologia marina, come il mercato ittico, tutti i luoghi che possono essere raccontati. Lo faremo in parte con la tecnologia, lo faremo in parte con le visite guidate, anzi i prossimi giorni proprio presenteremo un progetto strutturato per far sì che il turista, quando arriva nella città di Fano, possa fare un itinerario e avere un racconto di tutto questo, della nostra tradizione. E ovviamente faremo anche questo importante protocollo con il comparto della ristorazione a livello cittadino, perché vogliamo ricreare quelli che sono i ristoranti del mare, i ristoranti della tradizione marinara, quelli che fanno il pesce a chilometri zero, quelli che ancora acquistano il pesce fresco alla mattina e ci fanno assaggiare proprio le nostre prelibatezze, con un menù caratteristico della città di Fano
e ristoratori ed itinerari che verranno promossi nel mercato turistico, perché le persone che arrivano nella città devono sapere che arrivando possono incontrare delle tradizioni, possono mangiare del pesce tradizionale della città di Fano. Ecco, secondo noi questo è il modo giusto per raccontare la nostra città ai turisti. Per quanto riguarda le tempistiche? Già da quest'estate stiamo mettendo in piedi una serie di visite guidate che possono raccontare la marineria, alcuni luoghi che con la tecnologia gli racconteranno, come ad esempio il punto IAT che vorremmo trasformare in un centro di interpretazione, quindi dei mega video che ci introducono proprio con grandi suggestioni nella civiltà marinara, e effettuare il protocollo con i ristoratori. Ecco, poi pian piano nel corso del tempo e nei prossimi 2 anni vorremmo ampliare il progetto e andare a toccare tutti gli altri luoghi che crediamo siano opportuni per far crescere e la volontà di visitare le zone del mare. Andiamo a Pesaro, dove si rafforza il regolamento sul decoro, vietando nuove aperture di tutti i takeaway nel Cardo e nel Decumano. Ampliamo il divieto di insediamento di nuove attività di qualsiasi tipo di prodotti e piatti italiani compresi, annunciato l'assessore all'innovazione Francesca Frenquellucci. Non sarà dunque possibile aprire nuove attività di takeaway ed esercizi di rosticcerie, friggitorie e pizzerie al taglio che non dispongano di posti a sedere in Via Branca, Rossini, San Francesco e Corso 11 Settembre. Gli assi principali della città, aggiunto l'assessore, potranno accogliere solo ristoranti con servizio al tavolo, un requisito fondamentale scelto perché comporta servizi obbligatori per i titolari, come quello di avere servizi igienici. Inoltre limita la produzione di rifiuti che possono disperdersi facilmente, obblighi, ha concluso Frenquellucci, che favoriscono la tutela del centro storico. Luigi Soriani di Cantiano è il nuovo presidente del Comitato regionale della Federazione della Pesca Sportiva e delle Attività Subacquee, che nelle Marche conta più di 5.500 iscritti. L'assemblea si è svolta in questi giorni ad Ancona e il dibattito ha riguardato il programma dell'attività da realizzare nei 2 anni e mezzo dell'incarico. Si è discusso sulla semina delle trote, sulla necessità di revisionare il calendario ittico, sulla stesura della legge regionale sulla pesca e sulle possibili soluzioni riguardanti l'eccessiva presenza di cormorani che compromette qualsiasi tipo di conservazione ittica. Infine, istituire il coordinamento unico regionale delle guardie ittiche per rafforzare la lotta al bracconaggio, progettare le aree artificiali marine per la riproduzione, programmare un tavolo di concertazione sulla pesca nei porti e potenziare l'informazione sulle attività. Il nostro telegiornale termina qui. A voi tutti l'augurio di una buona serata.